Rafael Leão è stato uno dei protagonisti dello scudetto con il Milan, il talentuoso portoghese sarebbe finito nel mirino del PSG. Un giocatore totale, che si è guadagnato anche il titolo di miglior giocatore della Serie A, Rafael Leão ha messo a segno 11 gol conditi da 10 assist vincenti in massima serie. Rafael Leão è cresciuto a Lille dove c'era proprio il DS Luis Campos, che diventerà operativo al Paris Saint-Germain, l'idea sarebbe quello di portarlo sotto la Tour Eiffel dopo una stagione da urlo da parte del talentuoso giocatore portoghese. Una suggestione importante in vista della prossima stagione dopo la cavalcata entusiasmante in maglia rossonera con il trionfo dello scudetto. Giorni intensi sfilando per le strade di Milano per ricevere l'abbraccio virtuale dei tanti sostenitori rossoneri che hanno potuto festeggiare dopo la pandemia. In tanti si sono riversati per applaudire una stagione da incorniciare, il PSG potrebbe pensare anche ad un maxi affare inserendo nella trattativa per Leão anche Wijnaldum, Paredes o Icardi più tanti soldi cash per accontentare le richieste dei rossoneri. Il Milan, però, non avrebbe intenzione di lasciarlo partire per continuare l'avventura entusiasmante ancora insieme per tante stagioni. Negli ultimi mesi Leão ha conquistato anche la convocazione in nazionale maggiore giocando al fianco di Cristiano Ronaldo. La sua crescita è stata esponenziale sotto la gestione di Stefano Pioli, che l'ha coccolato dandogli anche il bastone in certi momenti delicati. Niente ritorno al Milan, via in estate, Napoli piazza gradita, dichiarazione che infiamma il mercato, l'agente ha espresso chiaramente che il suo assistito è destinato a partire in estate, ma rimarrà in Serie A. Inizia a muoversi il mercato di Serie A, in particolare quello del Napoli. L'agente di uno dei calciatori più in forma del campionato ha espresso chiaramente che il talento se ne andrà in estate e che la Campania è tra le destinazioni gradite. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese. Con 13 gol e 5 assist, il classe 94 spagnolo è tornato a brillare dopo qualche annata in colore ed è pronto per un top club. Il suo agente, Albert Gotins, non ha usato mezzi termini per il suo futuro ai microfoni di Radio Marte. Mi sono congratulato con Deulofeu dopo la partita, soprattutto per la sua professionalità. Dall'inizio della stagione, c'è l'accordo con l'Udinese che porterebbe alla sua cessione, lascerà il club durante questa finestra di mercato. Una fulmine a ciel sereno per i tifosi bianconeri che speravano di ammirare il talento canterano per un'altra stagione alla Dacia Arena. Nel suo futuro, però, pare esserci il ruolo che era ricoperto da Insigne, non mi piace parlare di club in maniera esplicita. Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. Continuo a pensare che Napoli sia un'ottima opzione. La risposta non dà certezze, ma di fatto l'apprezzamento tutto fuorché nascosto pare emblematico. Niente da fare dunque per il Milan, sui cui si era vociferato a stagione in corso. Una vera doccia fredda che sposta già gli equilibri di mercato. A 28 anni Deulofeu vuole tornare grande, molto probabilmente la sua seconda vita ripartirà da Napoli.